Narrare e spiegare un'epoca attraverso le immagini di una vita. È questa la sfida posta dal Comune di Arezzo e dalla Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice con la mostra La vita come ricerca, la vita come arte, la vita come amore. L'opera Il pensiero di Ugo Spirito nel quarantennale della morte. Un'esposizione ospitata proprio nella città natale del filosofo alla Casa dell'Energia Urban Center sino al prossimo 23 novembre. È probabilmente il più importante, il più originale, il più creativo allievo di Giovanni Gentile, quindi insieme a Benedetto Croce, il più autorevole esponente della filosofia italiana della prima metà del Novecento. E Ugo Spirito perché merita di essere riscoperto oggi? Perché se seguiamo il percorso della sua vita e del suo pensiero, abbiamo la parabola del Novecento come secolo delle ideologie e poi il secolo del disincanto dall'ideologia. Per cui è un personaggio che consente di capire tutta la parabola non solo dell'Italia, direi dell'Occidente. Tant'è vero che lui conclude consapevole già negli anni 60 del fenomeno della globalizzazione. In esposizione decine di fotografie inedite conservate nell'archivio del filosofo che coprono il periodo che va dal 1912 al 1976, immagini private e pubbliche che testimoniano la vita di studio e di impegno culturale e civile di un grande aretino nel cuore del Novecento. Particolarmente interessanti quelle relative alla sua attività per l'Enciclopedia Italiana e nel mondo accademico e dei suoi viaggi in Unione Sovietica e in Cina. Una persona che ha cercato in qualche modo una soluzione nel rapporto tra popolo e potere. E a lui sembrava che questo potesse essere risolto attraverso una ideologia forte, quindi il fascismo, il nazionalsocialismo, il comunismo. Poi a un certo punto è rimasto un po' deluso, no, da queste ideologie e è diventato un po' tecnocratico, poi ha avuto anche una sua fase cattolica, un po' liberale, insomma le ha provate un po' tutte. Questo è il fascino di un personaggio estremamente moderno, che lui stesso prova sulla sua pelle che le ideologie non sono sufficienti per comprendere la società e per costruire una società perfetta.